La storia del Misericordia e Dolce avvolgerà le pareti del cantiere di restauro di Palazzo Spedalinghi in Piazza dell'Ospedale, grazie ai fumetti di Niccolò Storai. La gara dell'Ass Toscana Centro per l'affidamento dei lavori prevedeva di apportare dei miglioramenti per mitigare l'impatto visivo delle impalcature e delle recinzioni. Da qui è nata l'idea di raccontare con i fumetti le cronache dell'ospitale attraverso disegni, vignette e storie del passato affidate all'artista pratese. 20 le tavole che coloreranno per i prossimi 2 anni di lavori, gli striscioni appesi ai pannelli edili per una lunghezza complessiva di 70 metri. Nei racconti si intrecciano le storie di personaggi di fantasia e di altri vissuti in epoca lontana. La lettura è libera, non è richiesto di seguire un preciso ordine proprio perché ogni storia si ispira a un particolare momento della nascita dell'ospedale Misericordia e Dolce. Le informazioni storiche che hanno ispirato i fumetti sono tratte dalle pubblicazioni sul Misericordia e Dolce di Giuseppe Bologni e Veronica Vestri. La parte più divertente di questo lavoro è venire in contatto con cose che non conosci, studiarle, farle tue e cercare di riportarne in fumetto. Tra il Duca Cosimo, Gaetano Meucci e i Gettatelli spunta anche un omaggio a Franco Battiato, artista amatissimo da Storai, morto proprio durante la realizzazione delle tavole. Come si lega la storia del Misericordia e Dolce a Franco Battiato? Ma in realtà, come un po' tutte le cose, si lega perché mi piace spesso e volentieri commissionare il mio presente con le cose che faccio, che racconto, che disegno. Le tavole originali delle storie a fumetti di Storai saranno donate all'ASL e poi posizionate all'interno degli edifici della parte storica. Abbiamo rinvenuto anche cose abbastanza particolari che ci hanno fatto un po' emozionare, come per esempio una serie di copertura con tegole dei primi dell'Ottocento, che sono state pienamente recuperate e riallocate dove le abbiamo trovate.